Buonasera da Millennium, quarti di finale del torneo Old Style, del torneo calcio 8 appunto. Oro Massiccio batte per 6-3 i Durex, legittimando la vittoria dell'andata, insomma raggiungendo Milionarios e Olympique Maiana alle semifinali. Siamo con Licuori in vesti di simbolo capitano della squadra e con Griscoli che è migliore in campo. Insomma, c'è un abisso tecnico tra le due figure, però insomma andiamo in ordine. Partiamo da Griscoli sulla partita. Insomma, ce l'avete messa tutta anche oggi per complicarvi la vita, sì, però alla fine la netta superiorità si è fatta valere comunque. Sì, siamo partiti alla grande all'inizio, come sempre, partiamo sempre alla grande e poi dopo, non lo so, perché andiamo subito in vantaggio di 2-3 gol e poi dopo ci rendiamo conto che la partita già è finita, invece non è così, la partita dura 90 minuti e si è visto, anche all'andata vincevamo 4-0, giusto. 4-3 alla fine, sono sempre partite combattute. Noi cerchiamo di vincere, no cerchiamo, noi vinciamo tutte quante. Un'altra domanda, avete recuperato Enrique, sì certo, Enrico, recupererete ovviamente penso anche con Reale, sì. In più avete avuto un ottimo Ciro Piccolo anche lì davanti, la squadra per andare in fondo c'è. Sì, sì, abbiamo giocatori che valgono, giocatori, questa giocatori, è la parola. Giocatori veri. Sì. Passo la parola a Licuori, allora ce l'avete fatta, penso che l'obiettivo stagionale minimo, entrare nelle prime quattro, è stato centrato, adesso potete insomma pensare anche a sognare qualcosa di più grande. Sì, noi abbiamo costruito questa squadra per divertirci, anche oggi purtroppo ho fatto i salti mortali per rimediare gli 8 effettivi, comunque do grande merito ai miei ragazzi, ai miei compagni di squadra. Oggi c'è stata molto l'assenza, non dico di Pagano perché praticamente non è mai venuto, ma di Matrice, e là in mezzo sì. Sarebbe servito per gestire un po' lo stesso palo, soprattutto quando eravamo sopra di due gol. Ricordiamo che attendete la vincente di Sciasciamane, ignoranti 1926, l'andata a punteggio sorpresa con la vittoria di Sciasciamane. Chiaro che tu mi dirai che qualsiasi partita è difficile, però se passano i Sciasciamane un piccolo aiuto c'è verso la finale. Sì, con gli United abbiamo perso due partite un po' particolari, quindi se dovessero vincere loro partiamo meglio così da sfavoriti contro gli ignoranti. Sciasciamane basso, diciamo. Sicuramente tecnicamente inferiori, ma noi abbiamo dimostrato proprio nella partita di regione con Durex che con le squadre di caratura inferiore siamo capaci di completarci la vita. Per chiudere, giusto per fare un po' di autocelebrazione, dedicai un bel pezzo sul sito dell'Arend e su Campagna Gol al loro massiccio, dicendo che questo poteva essere l'anno buono per seminare, per raccogliere finalmente qualcosa di quello che avete seminato negli anni. Ci crediamo? Sì, abbiamo ottenuto una finale di Silver Cup persa con i Moniti l'anno scorso, citata nell'articolo ovviamente dal grande Falco a cui non sfugge nulla, e l'anno scorso siamo usciti in modo molto molto brutto ai quarti di finale col Cincini. Questa abbiamo fatto l'Old Style League, categoria che forse ci appartiene di più, e comunque vada, per me è stata un'ottima avventura, tranne un po' le tarantelle ogni volta, chiama uno, chiama un altro, ma ci sta. Perfetto, ringraziando certo Licuori e Criscoli dei loro massicci. Complimenti a Francesco Terracciano dei Durex, che ha fatto Ibra, grande gol. Complimenti a loro massiccio, aspettando l'altra partita a voi studio, grazie. Arrivederci. Allora, siamo qui con i due maggiori esponenti del Channeland, il presidente mister Falco e Bomber Landulfi. Da chi cominciamo? Cominciamo con Bomber Landulfi. Stasera 3 reti e passaggio di turno assicurato. Sì, è stata una partita molto combattuta. Primo tempo erano in vantaggio di addirittura 5 reti, abbiamo dimostrato veramente un grande cuore, tanto carattere che ci ha portato a fare questa impresa, e siamo fiduciosi adesso per fare una semifinale all'altezza senza queste sbavature del primo tempo. Per l'appunto cuore Channeland, però questa sera capitan Biberò un po' sottotono? Vabbè, ma è più che altro colpa mia che l'ho fatto venire dentro e fuori dalla panchina continuamente. Il capitano lo sa. Quella è la polemica. No, ma il nostro rapporto, col capitano va avanti così da dopo il primo torneo, perché il primo torneo lui era più forte della squadra, oggettivamente, poi messo un po' di chili, cose. Lui sa che comunque il posto titolare è suo, perché è un'istituzione per noi, sa che quando poi cresce il livello soprattutto agonistico più che tecnico del torneo, lui lascia un po' più spazio, magari a Nava che ha più passo, però lui lo sa benissimo. Capitano,
Milan è un pilastro dello spogliatoio, a prescindere sì. dalle qualità tecniche e tattiche, che comunque sono importanti. Però attenzione, fatto il record di gol che non faceva dalla prima stagione addirittura. Poi, volevo giusto affondare il dito nella piaga: la squadra che va contro il palazzo avanza in coppa e anche nel torneo, insomma. Sì, tra l'altro accusata di essere squadra del palazzo, questa è la cosa più bella. Permettimi di dire un paio di cose seriamente in chiusura. Prima di tutto complimenti a Landolfi perché ha fatto una partita strepitosa. Io in campo, ricordiamo. C'è un retroscena, l'andata gioco Galloppo, che sapete essere un pupillo del sottoscritto, con cui abbiamo vinto tutti i tornei insieme. E ho scelto di metterlo da parte, non ha appeso lui, Luca. Sono io che non l'ho chiamato perché volevo dare fiducia a Landolfi. Non ci posso mai credere. Te lo giuro. Beh, il rispetto che ha fatto tutto il torneo con noi. E sinceramente c'avevo un po' la cosa di dire non so come va. Però poi ha deciso lui. Chiudo dicendo. C'è il procuratore. Questa, diciamo una cosa importante, questa dobbiamo dire che questa è la quinta semifinale consecutiva Central Challenge. E allora finisce con un trionfo dei Shashamane nel ritorno dei quarti di finale di Old Style contro gli ignoranti 1926, perché i Shashamane non solo difendono il vantaggio acquisito nell'andata, ma addirittura ne fanno altri 5 agli ignoranti. Io penso che qualsiasi scommettitore, anche a livello clandestino, avrebbe bancato almeno a 300 questo esito finale. Siamo con Gigi Amato, capitano di una squadra che oggi ha fatto la storia, possiamo dirlo, e Daniele Morra che si è invece trasformato, infatti dopo sarà sottoposto anche all'antidoping. Partirei proprio da Morra, ti abbiamo, o meglio ti ho personalmente, tutto il torneo accusato di essere uno dei più forti tecnici della tua squadra, che però non riuscivi mai proprio a incidere nei match, sì, così come se proprio non avessi il carattere, come posso dire. Invece stasera, nel momento più importante, sì, hai cacciato fuori una tripletta mostruosa. Devo dire che è stato, cioè ci tenevamo a vincere questa partita per i sfidanti storici degli ignoranti. È un traguardo molto importante per noi perché la semifinale, da quanto ricordo, non è mai stata raggiunta. Esatto. Da quanti anni fate il torneo? 4. 4 anni di torneo, mai raggiunto la semifinale, quindi per noi è un, diciamo, un motivo di vanto. I miei 3 gol, non so cosa dire. Volevo fare bene. E niente, sentivo una voce femminile dalla panchina che diceva. L'ha fatto per me, il mio padrone d'oro, no? Non so forse ho capito male. Queste voci non mi appartengono, mi dissocio da queste voci. No, perché erano dopo il tuo ultimo gol. Vabbè, Gigi Amato, celebriamo questo momento storico. Ricordiamo che i Shashamane sono anche gli ottavi di Coppa, quindi la stagione è perfetta, diciamo. Cosa avete avuto in più dei vostri avversari, secondo te, in questi ottavi di finale, in questi quarti di finale? Sicuramente i nervi saldi, visto come era iniziata in modo abbastanza aggressivo da parte degli avversari. Noi gestiamo il risultato dell'andata, poi Moura ha cacciato un paio di jolly. E ringraziamo anche tutta la squadra. Oggi veramente abbiamo fatto la storia dei Shashamane. Mamma mia, sono veramente commosso. Anch'io. Per chiudere, è talmente una giornata storica che non può essere guastata dall'espulsione di Vivenzio, o effettivamente dà un po' fastidio dover giocare la semifinale senza di lui? Giocatore forse più, tutto rispetto, se giochi come stasera va bene, però è il vostro migliore Vivenzio, diciamo la verità. L'assenza di Vivenzio, la domanda era per Amato, però va bene. Vai, veloce. No, è l'espulsione che onestamente, secondo il mio parere, non c'era, però giocheremo alla grande con Daniele Morra la semifinale. Okay. Che avrebbe giocato male. Commenta anche tu l'episodio, perché sennò di Vivenzio? Veloce. Era rosso. Perfetto. Era rosso, però sarà importante. Shashamane, spirito, correttezza e anche, come si dice, sportività. Grazie a Morra e Amato. Applauso della platea. Saluta invece il torneo la squadra degli ignoranti 1926, sì, veloce. Qual è il problema? Vabbè, dopo. Vieni di qua, il mio profilo migliore del sinistro. Allora, salutiamo Massimo Amodio, comunque abbiamo avuto Amodio più volte modo di parlare durante il torneo. Varie interviste eccetera, insomma non ha funzionato qualcosa evidentemente stasera. Non c'è stata la squadra, penso che loro sono stati più squadra rispetto a noi. Siamo scesi in campo molli già dai primi minuti e siamo andati sotto e abbiamo giocato solo con la rabbia, senza testa, e hanno meritato la vittoria. Molto, molto sportivi anche gli ignoranti. Quanto è pesata l'assenza di questo cretino che si è fatto espellere? È il nostro bomber. Il calcio si vince segnando e purtroppo il bomber non c'era, però stasera
l'hashtag è Bilalos. E va bene, no, che dire, il torneo Calciotto perde una delle sue squadre più simpatiche, diciamo, sì, una di quelle che abbiamo apprezzato di più. Insomma, vi ritroveremo però sicuramente l'anno prossimo, sicuramente prenderemo il campo più agguerrito, e anche magari senza scaldacollo, perché farà caldo all'epoca. Grazie a Massimo Amodio e anche a Bilancione, che non c'entra un cazzo con questa partita. Mettiamo un bip da Millennium, è tutto a voi studio. Si è appena concluso il quarto di finale di ritorno tra Genoa e Gioiella Ria Tattino, risultato a 18. Qui con noi c'è il capitano della squadra di Genoa, Allocca. Allora, una partita e subito si è messa giusti binari per voi, già avevate 3 gol di vantaggio all'andata, poi ovviamente avete messo il giusto spirito in campo e è arrivata un'altra vittoria. Devo dire che da 2-3 giorni che sto pensando che il pallone rotondo, e ho avuto tanta paura di questa partita. Invece è cominciata bene e poi infatti ho giocato un po' blando, però l'importante è la vincita. Diciamo, hai subito messo squadra, diciamo, la squadra con un modulo offensivo, due punte lì davanti, sia di movimento anche molto tecniche come Correale e Sorrentino, che diciamo hanno risposto presente. Non è da me difendermi, sai, poi fiducioso del vantaggio, ho portato Correale e Sorrentino per fare appunto 10 gol. Spero che vinceranno loro la classifica di capocannoniere nelle fasi finali, perché penso che Ciro Piccolo ha battuto tutti quanti. Diciamo che comunque le difese di entrambe le squadre un po' ballerine, forse è qui che bisognerà cercare di riportare forse i titolarissimi. Vabbè, sai, ti ripeto che forti del nostro vantaggio, anche io mi sono buttato in avanti. Però se fosse stata una partita più spinta, o meglio più combattuta, mi sarei messo lì dietro e non mi sarei mosso. Quindi diciamo, cosa adesso il prossimo avversario, non so, diciamo, pensi di portare qualcuno nuovo o questo è l'osso duro, diciamo, su quale puntare? Vabbè, questa è la base, la squadra di base, però ci mancava oggi Pierfi, mio fratello, però spero di fare una buona gara, perché vinceranno sicuramente i Warriors. Allora, in bocca al lupo per il futuro. Crepi, ciao mamma e saluta la mia ragazza. E dal Rama o Millennium è tutto. Buonasera Millennium, appena terminata GG Tutto Sport FC Sciale, vittoria del GG Tutto Sport per 9-3. Siamo qui con Peppe Avolio, migliore in campo, complimenti. Grazie. Autore di 5 reti. Allora, com'è andata questa partita? Il primo tempo avete finito anche sotto 2-1. Sì, siamo andati sotto 3 volte, siamo riusciti 3 volte a pareggiare. Poi diciamo che il secondo tempo ci siamo quadrati e siamo venuti fuori alla grande, perché il risultato si è visto. Tu 5 gol, 2 assist, è stata una grande partita. Diciamo che questa sera ci tenevo tantissimo a questa partita e a vincere, perché come siamo usciti la scorsa volta mi è rimasta un po' sullo stomaco quella partita, perché siamo usciti. Poi per il resto adesso puntiamo a questa Silver, a questa Silver, sì. È il minimo per noi. Penso che se giocate così dovete continuare a giocare così. Lo spero, lo do ai ragazzi che sono venuti stasera con la pioggia, il vento, il freddo, li ringrazio. Poi un saluto a quelli che non sono potuti venire, perché chi per influenza, chi per infortuni, però alla fine siamo riusciti a vincere. Ancora complimenti. Grazie. Alla prossima. Ma se è Millennium, appena terminata Real San Paolo da Sebollitas, andata dei quarti di Minor, vittoria del Real San Paolo per 4-3, siamo qui con Parziale, Cavaliere e Di Finizio. Allora Parziale, tu... Una bellissima partita, abbiamo giocato benissimo, è servito l'ultimo gol con la vittoria di grazie al Cavaliere, che ha fatto un grande contropiede. Contropiede, e adesso Di Finizio che non può sbagliare. E cominciate in avanti, poi alla fine dopo l'espulsione si è messa a centro la difesa. Sì, per forza, perché io gioco a difesa, però ho sostituito il nostro Tony Longobardi. Purtroppo si è infortunato prima della partita, entra e vuole subito tirare, la sua frenesia si è infortunato. Cavaliere, quel grande ha fatto una corsa all'ultimo minuto proprio. C'era Di Finizio, poi è fuggito. Io ed Esposito abbiamo capito che la palla andava fuori per l'Andolfi, l'abbiamo anticipato, abbiamo fatto un buon contropiede, passava Di Finizio. Sinceramente mi sono messo paura di tirare, aspettavo Di Finizio che la metteva dentro. Il mio gol lo dedico al mio amico che lo tengo nel cuore, Natalia.
Ora c'è il ritorno, siete carichi? Sì, carichissimi. Aspettiamo questa partita, vediamo come andrà. C'è qualcuno... Speriamo che Vincenzo non si fa buttare pure. Però c'è qualcun altro che dovete recuperare per il ritorno che aspettate? No, questa è la nostra squadra. Giocate questa così? Questa è la nostra squadra e vinciamo... Tu dove giocherai la settimana prossima? In difesa, okay. Di sicuro. Complimenti. Grazie.